Bentornati in un nuovo video di Clifforge. Finalmente. Finalmente, dopo tanto tempo non per te. I'm back, bitches! Bro! Bene ragazzi, siamo tornati su Keyforge, ma stavolta quasi seriamente, come avete visto dall'intro. Sì. E non toccarmi. Che mi esiste, non, non mi toccare! Comunque, adesso partiremo con una serie di video pre-nazionale. Non è nazionale. Sì, nazionale. Nazionale, quello che c'è in settembre, come lo chiama. Grand Championship. Grand Championship Italia. Sì, siamo carichi e abbiamo due cose da dirvi. Questa settimana andremo in live tutti i giorni giocando i nostri masti che porteremo al torneo. Giocheremo i nostri tre masti con le regole che sappiamo dovrebbero esserci al Grand Championship, cioè esatto. Tre masti con uno che viene eliminato dall'avversario. Tripletta. Sì, esatto, la tripletta e poi dopo te giochi l'altro. E tu così di 5 round e cambiamo i esatto, aspettiamo un secondo. E andremo lì per giocare esatto. Con voi, se quindi ci incontreremo giocheremo insieme e basta, noi giocheremo nello stesso modo con i masti che porteremo là, non ci frega una sega di essere sniper cosati. Sniper cosati, perché non so l'inglese, perché tanto noi andiamo per divertirci, quindi anche se no, noi andiamo per fortuna. Noi andiamo per prendere schiaffi. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a giocare, dai. Giochiamo con le regole che dovrebbero essere quelle del torneo, cioè a scelta, io dovrò eliminare uno dei suoi tre mazzi sulla base della lista e lui dovrà eliminare uno dei miei tre mazzi sulla base della lista, poi io scelgo quale giocare per primo e quale per secondo e lui uguale. Dovrebbero essere queste le regole. Le regole è quello. Dovrebbero essere queste le regole. La cosa, quando tu vinci con il mazzo, tu sei costretto a cambiarlo. Io posso decidere se cambiarlo o meno, se ho perso. Allora, dovremmo guardarci le liste, ma dato che i mazzi ce li conosciamo quasi a memoria, sì. Io andrei dritto ignorante. Ah, ma io mi baso abbastanza sulle casate che mi danno fastidio. Io ti caverei questo qua, invece. Ok. Io ti caverei Ursula, che è quello della nuova, se non sbaglio. No, la Ursula è questo qui, del Caronte, quello della è nuova. Caronte, quel Caronte. Quindi dobbiamo decidere che mazzo non iniziare. Io ti inizio con... Questo qua lo tengo dopo. Io inizio con Maestro Dirigibile Scott, che è quello che mi piace di più. Cioè, non mi piace di meno in realtà. Ok, mischiata al volo e cominciamo. Esatto. Allora, questi sono tra i nostri mazzi più forti, saranno quelli che effettivamente useremo al nazionale. Esatto. Al Championship! Esattamente. Quindi le lasceremo il link in descrizione, intanto non è un problema. Sì, sì. Ci saremo a giocare come giocatori e sì, saremo lì per divertirci. Infatti per questo utilizziamo i mazzi ufficiali, perché non ci interessa vincere, ci interessa divertirci. Quindi anche se voi sapete che mazzi utilizzeremo e ci incontreremo a giocare, per noi non è assolutamente un problema. Tanto alla fine se uno è bravo le legge la lista più o meno, le sai. Alla fine sì, cioè tanto se passi avanti, cosa che noi non speriamo neanche vagamente... Bonfi spera di andare un po'. No, vabbè, Bonfi è quello che si sta allenando di più di noi. Lui è quello più bravo, quello che si allena di più. Non so se ve l'ho detto, porteremo le live. Sì, l'abbiamo già detto. Boh, sì, non mi ricordo. Comunque, nel dubbio, riporteremo le live. Portiamo le live. Cercheremo quella settimana lì di portare più live possibile. Quando vuoi, alza. Inizio io. Io alzerò sempre, Jack, perché. E lei deve prendere il vizio, ok? Non so. Io devo prendere il vizio e portarlo a casa mia. Non so per cosa, però. Beh, a parte le stronzate, iniziamo a giocare e io direi che, a parte il fatto che ha una mano del piffero, puoi mulligare, penso di no, penso di no, perché ho delle cose interessanti in mano e gioco un virus modificato incredibile. Aia. Un virus modificato, mi caccio la mia Ember e termino così. Fa male quel virus, se lo giochi bene contro di me. Sì. Io dichiaro Marte. Quindi anch'io ho dichiarato Marte. Sì, sì, vabbè. Lui stordito. Che si chiama? Devi leggere. Dominatore X-Ling. Dominatore. È quello che dà la provocazione. Mm-hmm. Poi gioco di fianco il ragno etero. Il ragno simpatico. E poi tu. Creature poco grosse, insomma. So, hai giocato tre creature enormi, va bene. Questa a me? Sì, sì, vado pure. Bene, io comincio in maniera abbastanza pesante cacciando un portale di Diz, così secco. Secco, l'avessi già trovato. Direi che il caso... Ah, ne ha due, sto mazzo. Sì, mi ricordo. Detto, però dai. E poi mi gioco un demone guardiano. Cavolo. E vabbè. Termino. E dovrei pescare una sola carta e esaurisco un vincolo. Mm-hmm. Se riesci, sì, anche a farlo, ok.
Io gioco i tuoi amici Brogmar, Jack. Brogmar no, però... I tuoi preferiti? Spariamo intanto tre danni qua. Che si chiama pugno, proprio la terra. Pugno! E intanto tengo l'Ember. Poi... Allora, metto ogni artefatto nella cima del mazzo del proprietario. Che va in cima. E tengo un'altra Ember. Il virussaccio modificato. Fastidioso. Che può sempre dar fastidio. E poi gioco troll. Oh, il troll è un problema. E poi passo. Allora, gioco... gioco ombre. Sì. Ago cercatore. Sì. Un troppo da proteggere che al momento mi impedisce di pescare. Sì. E poi gioco anche un pugnale silenzioso. Va bene. Equipaggiato. E termino così. Io vado a un vincolo e pesco tre carte. Allora... Io dichiaro ombre, anch'io. Uh-huh. Ti attivo. Ti faccio due chissà danni. Chissà perché, me lo immaginavo. Due danni, se muore me. Ti rubo uno. Adesso ti do il tuo. Sì, sì. Prego. Poi. Azione. Faccio 4 danni a lei. Sì. E mi prendo. E uno, 4. Sì. E mi ottengo un Ember. E provocazione 2, ma non, questa non c'è niente. E poi. Come si chiama la carta? Devi sempre scusi. Perché trappola innesco. Gioco infligge 4 danni con propagazione 2, ok? E poi gioco consegna speciale, così sono in check. Quella mi sacrifica e faccio 3 danni a una creatura, se viene distrutta te la vai pure invece. Uh-huh. E passo così. Allora, gioco Marte. Sì. Quasi per forza. Quindi mi rigioco il mio virus modificato, i feromoni da battaglia e ottengo in totale 2 Ember. Sì. Che non è male. Poi dopo gioco una capsula, un atterraggio morbido. E poi gioco il neurodrone Vezima. Già pronto. Già pronto, scusatemi, che sì, sì. Mi confondo. E lo uso per raccogliere. Puoi archiviare una carta? Non lo faccio. Anche se potrei, volendo. Potresti archiviare. Archiviare qualcosina per... Vabbè. Ok, termino i miei vincoli e pesco 4 carte. Ok. Te sforgi? Sì. La prima chiave magicamente afforderò sempre al blu perché è il mio colore. Poi allora iniziamo a fare una cosa carina. Allora, quella, la consegna speciale infligge danni alle creature su un fianco o non su un fianco? Su un fianco. Fianco, ok. Se è distrutta viene purata invece. Sì. Dichiaro Brogmar ancora. Ti attacco. Mi attacchi, ti sì. Fai 3 danni. Sì. Altri 3. Prendi un 3 che fai prima. È lì. Sì. Poi. Lo rispristino. E dovrei combattere con esso, ma in questo caso. Sì, poi raccogli e te lo. Esatto. Curo. Lo curo. Completamente. No, 3 no, danni. 3 danni. Però lo posso curare completamente così. Cioè? Ripristino. Lo ripristino. Però andato, dovrei combattere, ma non c'è niente. Puoi. Però lo rifaccio e quindi curo un altro e ottengo una volta. Sì, bello, 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 bello. E una, due, tre Ember, perché una per questa sì, e due per due. Il raccolto. E poi passo così. Ok, e termini così. Ombre. Sì. Giochiamo le ombre. Gioco Marchi il coltello. Sì, quello che puoi usarlo in qualunque sì, caso, vero? Ombra. E Bad Penny. Sì. Utilizzo l'azione del lago cercatore, spacco Bad Penny, la sì. Rigioco e ottengo un Ember per effetto di coso. Check, termino. Check, tu sei in check. Allora. Gira così. 5, 6. Allora, già Umbra mi sta sulle scatole. Allora, dichiaro Marte anch'io. Lei viene epurata. 3 danni a ogni creatura su un fianco. Ah sì. Quindi Bad Penny. No, Bad Penny ho letto il regolamento. Se viene innescato prima questo, quindi non viene. Quindi viene purata? Non penso, secondo me. Viene purata solo quella. Poi verificheremo, scrivetelo in descrizione. Se avete. Bad Penny viene purata oppure no? Quindi l'hai puro o non l'hai puro? Per me no. Tetele in mano. Secondo me sì.
No, perché pure Ares c'è scritto che viene quando lascia il gioco, distruzione parte, quindi in teoria no. Boh, va bene, vai avanti. Poi nel gioco Marte. Ok. Vada pure. Vado me. Lei forgia, signor Jack? Sì. Adesso stavo un attimo guardando. Allora, prima chiave. Faccio una scarica nervina su... Per te non hai chiamato nessuno di loro, però uno è un predone Xil lì, l'altro è un fucigliere Xilio, sì, e l'altro è il torcipensieri. Allora sparo due danni su di lui e ti rubo uno. Cioè ti rubo sì, uno sì. E faccio due danni. Ma mi sa che me lo uccide, vero? Dopo sì. Adesso sì, dammi un attimo. Sì, sì. Poi rubo uno e faccio due danni. Cavolo, mica mi sono male. Il torcipensieri muore. Marca trota. Torci pensieri è morto. Ah, è vero che lui muore. Poi, utilizzando, uso un'azione e ti faccio scoppiare lui, facendogli un danno e ottengo uno. Grazie al suo effetto. Poi dopo gioco Bad Penny, spacco con l'ago cercatore, sì. Ottengo uno e rigioco Bad Penny. Va bene. E potevo anche farteli fuori tutto col virus, però non mi serviva. Termino. Va bene, pesco due. Qui dichiaro anche ombre. Sì. Allora, loro due ti tornano in mano. Buio di sala. Ti do una testata uno con l'altro. Si picchiano fortissimo, sì. Tornano in mano, va bene. Poi gioco lui che raccolgo. Se ho fatto una frase in questo turno, io posso. Raccolto, se hai forgiato una chiave in questo turno, prendi il controllo di una creatura nemica su un fianco. Illusione, posso riprendere i piccolini dal gioco, dal campo. Io passerei così. Sta a me? Sì. Richiamo ombre. Vado. Rubo uno, se lo faccio infliggo due danni. Un altro, quante ne hai? Non ho tre. Mi ricordavo mica che ne avevi. Ne ho tre. Comunque vabbè, lo spacco con l'ago cercatore. E allora, sempre ombre, rigioco Mark. Il piccoletto qui, il foladro, mettiamo il soldato e termino così. Ok, io dichiaro Brogma e sono in check. Sì, dichiaro Brogma, Jack. Sì. Allora, i tuoi amati Brogma che tradiranno in questa partita. I Brognar! No. Perdi uno. Come si chiama? Cos'è? Schiaccia tutto. Schiaccia tutto. Ok, poi picchio col troll lui. Ah, illusione. Capo Tribugange, scusate la mia pronuncia. Ritorna, ripristini lui, attacchi Marco, esatto. Il coltello, muore e ti fai tre danni. Esatto, tre danni. Allora, dato che tu hai meno creature di me, io ottengo tre ember. Quattro con... Tre ember. Sì, tre, scusami. Sì, è una sua più dura effetto. Uno, due, tre. Prego. E adesso è fuori dal gioco. Tu non hai cose particolari, gioco Dis. Dis e... Imp della polvere, Imp delle braci, brutta quella, e scarta una carta casuale dalla tua mano con aculei mentali e io mi farmo un'altra ambra. 5, 1, 2, 3, 4, 5, scarto questa qua. Bella, ottima, ottima, bella, ottimo, mi ci fa piacere questa cosa. Potrei attivare una di queste due, ma non mi servono assolutamente a nulla al momento, quindi esatto. Perfetto. Ricorda che questa è anche ovvia. Non lo so, ho detto che potrei attivarla, ma dato che non ho giganti, termino il turno. Ah, beh, contro questo decato così. E tre. Io posso attivare solo due carte. Esatto. Allora, io dichiaro il signor Marte. Gioco loro, ti catturo uno dall'altro lato per ogni Marte pronto che ho. Ne uno solo e fa così. Grazie. Meglio di niente che... Sì, poi il Marte lo schianto sopra di lui. Ok, moriamo entrambe. Sì. E poi attivo la miglioria più bella di settimana. Le tue chiavi costano più 2 più. Lo do al troll. Ok. E più ottengo anche un ember. Facendo così io posso. Allora. Io direi che attivi Marte. Sì. Gioco un altro feromone da battaglia. E ottengo un ember. Gioco due Neurodrone Vezima e all'Imp della Polvere do
apparato disturbatorio, lo stesso che ha giocato sul tuo troll. Lo giochi su di lui. Quindi esatto. Le tue chiavi costano 2 mi costringi a ucciderlo perché sennò. Esatto. E passo. Non sono in check perché sono a 3 e 4. No, 7, non siamo in check. 2, 3. No, allora io dichiaro in questo caso dichiaro ombre. Allora gioco questo visualizzato sigillo di velocità, quindi la prima creatura che giochiamo io e te è pronta. Ok, sigillo di velocità, buono. Poi gioco il monello, rubi uno. E poi raccolgo col monello, non da me, ti scusi, è qua. Ok. E poi raccolgo anche con lui. Ok. E io sono in check. Un ruolo importante, Jack. Cioè questa carta viene curata, te lo dico perché me l'hanno spiegato al torneo. Non si attiva distruzione. Non si attiva l'effetto distruzione. Ok. Gioco lui. Sposto. Sposto dei danni. Sposto questo danno qui. Qui. Muore. Quindi raccoglierlo. Ah no, quando entra anche in gioco. Gioco, combattimento e raccolto. Speravo che te l'hai posso dimenticato. Che te l'hai dimenticato l'effetto, sono sincero, Jack. Sì, poi gioco il mio impeto delle braci. Il mio snuge. Snuge, che è bullo. Scusatemi, la deficienza. Il romagnolo in te. La deficienza insita nella mia... Ok. Ok, ok. Allora, poi... Utilizzo uno dei miei feromoni da battaglia. Sì. Per utilizzare. E perché hai un sacco di feromoni lei? Per raccolto per chiudere una carta creatura o artefatto amica. Amica? Sì, sì, amica, amica. Ah, carina, come cosa? Posso farlo. Quindi volendo. Raccogli con lui. Allora, con questo raccolgo. In realtà ho chiamato Disa ancora. Sì, 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 quello mi vende. Raccolgo e lo riprendo. Raccolgo. E me ne metto un altro. Sì. Raccolgo. E mi rimetto in mano lui. Sì. Lo gioco. E scusa, col raccolto sposto 2 danni da qui a lui. Sì. Quindi muore e ti torna questo. Non muore. A 3. Perché prende più una forza per non va in mano, va archiviata. Già. Allora se va archiviata non muore. Perché ha 3. Ha 3 di forza lui. Per ognuno di questi che cattura ha 3 di forza. È vero. Ah no, allora se va archiviata... Va archiviata. Allora non l'archivio, allora sta qua. Okay. Raccolgo e vabbè, sposto comunque i danni perché non mi interessa. Anzi no, sposto un danno sul monello e muore. Dice 2 o fino a 2? Fino a 2. Ah, quindi anche. Cura fino a 2 danni e fai lo stesso ammontare. Adesso ti do 2 da 1 e li metto su di lui. Sì, fino perché... a... Sì, sì. Fino a 2 danni e faccio però lo stesso ammontare. Okay. Sì, è comoda perché gestisci. Ho raccolto anche con lui, poi raccolgo anche con lui e mi prendo un'altra Ember se la trovo, se ce l'abbiamo. Sì, sì. Se no ce l'hai nel cassettone di là. Ce n'è, siamo pieni di Ember, da che non avevamo sì, siamo pieni questioni, adesso abbiamo riunito tutti. Check e termino. Ok. Check anche abbastanza prepotente. Io allora ho io forgio un colino, per forza. Più 2 per me. E ancora le carte che mi servono non le vedo, però va bene. Io ho più 2, ora devo forgiare, quindi ho 8. Sì. Anche io forgio l'8, no, mettili dentro, che, vabbè, mettili due. Sì, sì, tanto non ci danno fastidio, ne ho solo dello spazio adesso. Allora, lei mi ha fatto così. Per fare... Te sei. Io dichiaro. Sai cosa? Tenici Brogmar. Dichiaro di Tenici Brogmar. Faccio una cosa carina. Attivo questo. Gioco. Perdo 2. Ok. Sì, perdi 2 così non sei più in check. Se ho contato bene. 3, 3, 6, 7, 8. Sono in check preciso. Sei in check preciso. Sai che mi toccherà fare così però? Vabbè, prima quella intanto. È pronta intanto. Sì. Quindi raccolgo. Raccogli 4. 4 1, 2, 3 e 4. Ok. E sono in check ancora? No. Le chiavi costano più 2. Sì, non sono in check, scusi. Poi lui si cura completamente, l'ho fatto. Poi vabbè. Ritiro questo. Okay. Riprende in mano ogni creatura brava amica. Ok. Quindi tutte le creature a mano.
perderò questo, però. L'unico modo per... dopo sono in check di nuovo. No. Sì. Perdi 2, 6, 7 o più. Ok. E perdo 1 per l'altro. Esatto. Vai. Dov'è? Perdi 1 per l'altro. E poi giochi il troll. Gioco il troll. Sì. E gioco di fianco questo. E attacchi. E io non potevo... No. Aspetta, Jack. Non potevo farlo. Perché? Perché c'è lui. Devo ucciderti prima lui. Ah, sì. Vabbè, ti attaccavo col troll invece di raccoglierlo, quindi mi cavo un ember. Sì, cavati un ember e lui è morto. Facciamo così. Ricordiamocelo, scusate, sì. Ma... Invece... E ha 2 danni. No, perché dopo mi ritorna in mano. L'hai ripreso, sì. Quindi... Sì. Doveva stare con questa cosa. Cioè, ho fatto la stessa mossa, solo che ottengo un ember in meno, perché... Mi è venuto in mente adesso che c'era quell'imp lì. E vado. Tu quanto ne hai? Ok. Sì, no, di meno adesso. Dis. Sì. Gioco questo. Io pesco una carta in meno, ok. Peschi una carta in meno durante il passo, pesca carte. Sì. Allora, archivi una carta. Allora, sto pensando a come darti fastidio. Allora, con lei sicuramente raccolgo. Nel dubbio. Poi, con lui sicuramente raccolgo. E questo è facile. Poi, con questo sono indeciso. E quasi quasi io ti attacco lui, muore, prendo 3 danni, metto un artefatto in mano, su un fianco in mano al proprietario. Che è esatto, è una cagata perché c'è quello lì. Ma in qualsiasi caso avrei fatto una cagata. Ti metti un artefatto, una creatura su un fianco nella mano del suo proprietario. In realtà potrei mettermene anche una mia. Ti rimetto in mano... Sigillo. Il sigillo. Che a me è servito, ma il prossimo turno, a meno che non giochi ombre, a te non serve. Okay. Raccolgo. Quindi puoi spostare dei danni. 2 danni, quindi lui torna a 1 e io ti metto 2 danni su qualcuno a caso. Per fortuna ho trovato il secondo portale. Non funziona tanto male. Non l'ho ancora trovato, speravo in realtà. Sì, perché... E poi dopo... Attivo questo. Sì. E raccolgo con entrambe. Sì. Quanto sei in check, curiosità? Eccessivo. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 di check. Va bene. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Termino. Allora, io vado in ombre. E rigioco il sigillo di curiosità che mi hai cavato prima. Ok, poi gioco che te non puoi forgiare in questo turno. Nessun problema. Ti rubo 1 e lui è pronto. Sì. E raccolgo anche con lui. E poi sto pensando. Sì, gioco lui per togliermi la carta alla mano, se no non riesco a fare niente dopo. E pesco solo 2 carte. Quella attivata. Perfetto di. Sì. E sono in check, mi sembra? Sì, sono in check, se non sbaglio. Sì, perché ho tre ember in più. Da quelle richieste che mi chiedevi. Hai 3 ember in più rispetto a quelle che ti chiedo. E tu qua salti forza chiara? Sì, no, non è un problema quello. Grazie a Miasma. Ah, intanto ho giocato Monello e la spina. Allora, dichiaro ombre. Gioco umbra, ma da una parte non so se si vede, però sì, è sì. Un'umbra quello. Sì, ti spingi un po' così, ci sì, sta, sì, ci metto qua. Umbra c'è. Poi tu salti il passo forgia chiara. Anch'io. Lo salti anche te. Te lo dico io che lo salti anche te. Orca troia se lo salti. Salti tantissimo, salti così. Non ci vedono, Zach. Come non ci vedono? No. Non ti vedono? Stai registrando? Sì, sì. Ok. Poi. Raccolgo con Bad. Sì. Questo va bene. Infliggo 2 danni. Se muore, rubo 1. Gioco già fatto. Però devi dare a me, non devi metterlo lì. Ah no, perché chi uccidi? Questo. Muore. Con l'ago del cercatore ti spacco lui e me ne faccio un'altra. Recheck anche te. E termino. Bella partita. È tirata un bel po'. Ah, sono 2 mazzi, sennò ti... Ah, Umbra era giocato pronto.
Sì, puoi ancora attaccare, dai. Ti faccio due danni a... Non lei che prendi muori, eh? Lo so. No, perché io non subisco danni e veleno non si attiva. Ah, è vero, è vero. Non faccio due danni a lui che mi dà fastidio. È vero che hai schermaglia. Me l'ho dimenticato. Che e ho rubato un'altra. Sì. Che non mi hai ancora dato. No, no, non ti ho ancora dato. Che poi tu sei fuori dal check. Adesso sì. Perché ti ho attaccato con Umbra, vabbè. Ma è bello che hai usato miasma. Vabbè, va bene lo stesso perché dovevo farmare Ember. Quindi... Va bene, è un sacco di Ember te. Cioè, che termino? Aspetta che devo guardare. Ah, quello è fuori di sicuro. Io attivo... Cosa giochi? Giocherò Marte. Ok. Gioco lei. Azione. Cos'è? Cos'è? Così 16. Campod. Vabbè, posso faccio vedere una creatura dalla mia mano e posso ripristinare un'altra creatura morta in gioco. Azione, fai vedere, ripristina. Sì. Ok. Poi, dato che Umbra mi sta molto sulle scatole, io faccio così, che è già pronta, diciamo, sì, sì, sì. Il fuciliere. E raccolgo e sparo due danni su Umbra e viene esegnato. Cambiamo le carte che a me... C'è un po' di Ember rimaste. Non lo so se c'è un'emberina qua. Arrivo. Ce n'è una c'è. Ecco. Vabbè, tanto forgi il prossimo turno, quindi. Sì, ma forgio la seconda ancora. Ma non penso ancora la seconda. Non penso che andrei molto su di Ember. E poi gioco lui il Mega Bocca. È quello che fa. Posso ripristinare una. Cosa? Ok. 1-1. Adesso arrivo. Che sei in check e termini. Sì, sono di nuovo in check. 3 e 3, 6. E io forgio la seconda. Sì. Non sai mica cosa va, no? No, sono messo discretamente bene. Allora, aspetta, devo farci dei conti. 3, 6, 9, 10. Devo alzare, signor Jack. 10. 13. Ce lo dovrei fare. Allora, 6 più 9, 15. Dovrei farcela. Vediamo. Vai. Se ho fatto i conti bene. Recupero l'archivio. Chiamo Marte. Gioco il Tunk pronto. Sì. Perché hai il sigillo di velocità. Il sigillo. Raccolgo con 1, 2, 3. Sì. Formo 3 Ember. E dovrei aver fatto i conti giusti perché tiro frutto della chiave. Bravo. Ho 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e una carta ce l'ho in mano per fare il quindicesimo. Complimenti. E chiudo la partita. Ti dico una cosa. Vai. Hai avuto fortuna perché tu mischiando tutto quanto avevo ripreso miasma. E quindi... Era il mio ultimo turno, ma ci avevo fatto i conti e ho detto la mia unica speranza è chiudere col furto della chiave. Infatti me la sono archiviata prima. Ah, fatto bene. Quella sta lì. Quindi 1-0 per te.